San Paolo, come le dicevo, è la città italiana più italiana fuori dall'Italia. Sono davvero riconoscente all'ambasciatore e al console generale per questo incontro e sono lieto di potervi salutare insieme al vice ministro degli esteri, insieme a mia figlia, alla delegazione che mi accompagna. Quest'anno è particolare perché i 150 anni della ricorrenza dell'arrivo dei primi nostri migranti qui in Brasile è un anno di ricorrenza significativa, particolarmente importante. Quest'anno Brasile e Italia hanno un legame particolare, essendo l'uno presidente del G20, l'altro del G7, e perché la collaborazione va crescendo, anche nell'incontro che ho avuto con il presidente Lula abbiamo registrato una grande convergenza di valutazioni, di prospettive, di progetti per il futuro. È un'occasione per me importante poter esprimere apprezzamento per quanto hanno fatto i nostri concittadini qui venuti e i loro discendenti, per quanto fanno i nostri concittadini che sono qui in Brasile.